importante iniziare con un momento di raccoglimento per tutte le vittime del tragico conflitto in Ucraina. Quindi vi invito tutti così a una riflessione privata in questo momento così difficile sui nostri fratelli ucraini che soffrono in questo momento. Le immagini che avete appena visto si riferiscono alle fasi conclusive di allestimento di un campo per accoglienza dei profughi ucraini in fuga dalla guerra. È un campo che è stato offerto alla Repubblica della Slovacchia nell'ambito delle attività di cooperazione e coordinamento per il sostegno umanitario concordate con il governo italiano e che il Dipartimento della Protezione Civile svolge nell'ambito del sistema europeo di protezione civile. Teniamo a sottolineare che il ruolo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile italiana e dei volontari italiani è il ruolo leader in questo settore a livello europeo. Purtroppo, dobbiamo dire purtroppo, per le esperienze maturate nel corso di molti anni che hanno fatto sì che la nostra protezione civile sia davvero esemplare e sia un modello di riferimento ormai a livello europeo. Noi siamo collegati, facciamola breve, siamo collegati con il team leader della protezione civile, del Dipartimento della Protezione Civile italiana che si trova in questo momento a il confine tra la Repubblica di Slovacchia e l'Ucraina. Ucraina, circa 30 chilometri e lo vedo già inquadrato a Micaloce, spero di avere pronunciato bene questo nome, Claudio Monteferri, che ringrazio per aver accolto il nostro invito. Buonasera Claudio. Buonasera a voi, grazie a voi per l'invito. Allora, raccontaci, ci diamo del tu, raccontaci da dove siete partiti, in quanti eravate e che percorso avete seguito sino a Micaloce. Allora, questa, come hai diciamo preannunciato, è una missione umanitaria messa in piedi dal nostro governo. E personalmente sono partito insieme ai miei colleghi da Roma per raggiungere il polo logistico di protezione civile del Friuli Venezia Giulia, precisamente Palma Nova, per mettere insieme quella che è la colonna che ha di fatto trasportato tutti i materiali, le attrezzature, le risorse umane che sono state necessarie per poter allestire questo campo per l'accoglienza della popolazione ucraina in fuga dai territori di guerra. È un polmone che è ormai in fase di completamento. Quindi, quanti sono i volontari, diciamo, che fanno fatto parte di questa missione? Allora, la colonna è composta da circa 35 persone, tra cui all'interno troviamo colleghi della Protezione Civile Regionale del Friuli Venezia Giulia, troviamo dei volontari che provengono dai gruppi comunali dei vari comuni del Friuli, che sono stati messi insieme appunto dalla regia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Poi abbiamo dei funzionari e dei funzionari del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile partiti appunto da Roma. Avete trovato delle... in totale 40 persone. 40 persone. Avete trovato delle difficoltà durante il percorso per arrivare a Micaloce? Quanto ci avete impiegato? Beh, diciamo che grossi problemi non li abbiamo incontrati. Siamo stati agevolati anche nel lungo il percorso, nel passare le varie dogane e frontiere, però è ovvio che una colonna composta da 20 mezzi, tra cui 16 tir, 8 lot e alcune macchine, procedono a una velocità moderata. Quindi poi le soste per gli autisti, tutto fa svolto in sicurezza. Senti, oggi il campo, possiamo dire, lo vediamo alle tue spalle, bellissimo, è stato consegnato ufficialmente. Diciamo che è stato consegnato ufficialmente quest'oggi,
alla presenza della nostra ambasciatrice italiana qui in Slovacchia, che ha presenziato la cerimonia, e il campo è di fatto completato. Ci sono gli ultimi dettagli, c'è la pulizia del campo e quant'altro. Senti, quali sono i servizi che il campo offre? Allora, questo è un campo che può ospitare 250 persone. È un modulo che risponde ai requisiti che l'Unione Europea detta per avere uno standard minimo di comfort e di assistenza per la popolazione. Nello specifico, se vuole sapere com'è composto, noi abbiamo qui una struttura sociale per far sì che le persone possano mangiare e socializzare, fare anche attività ludiche eventualmente per i bambini. Cioè, abbiamo portato una cucina da campo, servizi sanitari in modo che possano fare docce, andare in bagno in tranquillità, e ci sono generatori elettronici per poter alimentare tutto l'apparato che occorre, anche soprattutto dell'illuminazione e del riscaldamento, perché le tende sono all'interno riscaldate con termostufette elettriche, quindi necessitano di una potenza e kilowattora abbastanza elevata. Diciamo che Poi sono ovviamente completi di effetti terecci, sono singole tende perché cerchiamo di ridare a queste persone un senso di nucleo familiare o anche un minimo di privacy, insomma, quante nella, tende sono? al Quante momento. tende? Quante tende in Al totale? momento sono state montate più di 20 tende, il modulo è composto da circa 30 tende, alcune sono rimaste non montate perché verranno utilizzate nel caso in cui ne fosse necessità o per essere utilizzate a completamento dei servizi. Questo, come dicevo, è un modulo base, però una volta che, visto che oggi noi l'abbiamo consegnato, una volta che entrerà e diverrà operativo, verranno anche allestite tende per le organizzazioni di volontari che avranno cura della gestione del campo. Quindi avremo una tenda di tipo per il supporto psicologico, una tenda ludica per i bambini, abbiamo una tenda che sarà a supporto del servizio sanitario che verrà adibito all'interno del campo. Insomma, sono delle tende che servono per andare incontro alle esigenze che di giorno in giorno si possono manifestare. Diciamo che tutta l'esperienza degli anni passati vissuta nelle grandi calamità, nella gestione delle grandi calamità, è stata scuola, no? Per la nostra protezione civile. Oggi per voi allestire un campo di 20 tende, insomma, non è certamente un problema. No, non è un problema, però non dimentichiamo che siamo in prossimità di un confine dove a 40 km da noi c'è gente che fugge, soffre e ci sono dei conflitti armati. Quindi comunque la precarietà della la situazione richiede una cautela. Quando entreranno le prime Quindi, persone? Quando entreranno? diciamo che questo dipende dal fatto che su Bicialovice c'è già un altro campo, però non era sufficiente. Ora le autorità locali inizieranno, credo già da tarda mattinata di domani, a far traslocare le persone da quel campo a questo, soprattutto quelle persone che hanno necessità di nel territorio slovacco qualche giorno, perché molti sono soltanto di transito e si fermano qualche ora, quindi è più idoneo quel tipo di campo, ma per una sosta più lunga è preferibile farli alloggiare perché hanno un servizio sicuramente migliore. Voi quanto vi fermerete ancora lì e poi a Noi chi ci resterà il fermeremo il campo? tempo necessario per poter effettuare anche quelli che sono i passaggi con i nostri corrispettivi, soprattutto per quanto riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche, insomma, quel minimo di istruzione che serve per mantenere il campo attivo e funzionante. Senti, ti faccio l'ultima domanda e vi lascio lavorare perché fate un lavoro prezioso e bisogna che voi continuiate e lo finiate, ma la domanda è, quando siete arrivati, no? L'aria, adesso voi siete in Slovacchia, siete a 30 km dal confine, no? Più o meno, ma l'aria Sì. che tira, qual è? Qui c'è una relativa calma, cioè le persone sono coscienti di quello che sta succedendo al di là del confine, e la popolazione slovacca è molto propensa ad aiutare i
diciamo, la popolazione ucraina che necessita di transitare per la Slovacchia. Si sta cercando di mettere insieme un sistema di accoglienza degno di una nazione europea. Dobbiamo dire che abbiamo trovato un supporto eccezionale da parte di tutte le autorità slovacche, a partire dal Ministero degli Interni, che con la polizia che ci ha facilitato negli spostamenti e quant'altro, e al supporto del settore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ci hanno supportato anche per necessità tecniche dell'allestimento del campo. Lì ci sono anche dei vigili del fuoco, lì nel campo, insieme a voi? Sì, però non italiani, ma slovacchi. Slovacchi. Assolutamente sì, slovacchi, Bene, assolutamente sì. allora io vi ringrazio, ti ringrazio per il tempo Grazie a prezioso voi. che ci hai dedicato, siete orgoglio di tutto il nostro paese per quello che fate e ringrazio anche, devo ringraziare anche Lucrezia Martinelli che ogni tanto ho visto apparire e che è quella che collabora, che ha reso Assolutamente. possibile questo collegamento. Grazie Lucrezia, Assolutamente. grazie a voi tutti, buon lavoro ragazzi, grazie. Grazie, grazie a voi.